Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Celebriamo questa domenica che è la domenica dodicesima del tempo ordinario. La tempesta e la fede. Questa, la tempesta che accompagna spesso la nostra vita. Lo smarrimento, problemi. Noi abbiamo fatto l'esperienza della pandemia, del Covid, insomma, cioè, e ci poniamo anche degli interrogativi, perché mai? Ecco. Se è Dio che governa questo mondo, ma come lo governa? E ci lamentiamo e accusiamo. Infatti la liturgia di oggi parla di questo momento di difficoltà. La prima lettura è del libro di Giobbe. Giobbe che vive un disastro della propria vita, dice a Dio, ma perché? Io sono giusto e perché mi succede questo? Che è un po' la domanda, l'interrogativo che noi facciamo a noi stessi. Se io sono una persona giusta, perché mai deve succedere tutto questo? E così anche i discepoli che sono sulla nave, sulla barca con Gesù e c'è la tempesta. È l'esperienza della nostra vita personale, ma anche di quella della Chiesa, della comunità, della Chiesa, ma anche dell'umanità. Che senso ha tutto questo? In che modo Dio, che è colui che ha creato tutte le cose, ecco, poi lascia che la natura si esprima in tante modalità, ecco, che a volte noi vediamo con preoccupazione. Ed è attraverso questa presenza di Dio, ma una presenza misteriosa, cioè non è una presenza miracolosa sempre, insomma, cioè, perché noi pensiamo sempre che dove ci sono le nostre falle, le nostre difficoltà, allora in questo caso Dio dovrebbe intervenire per cambiare. E invece sembrerebbe dal racconto biblico del Vangelo che Gesù dorme. Dorme mentre c'è la tempesta e questo ci scandalizza, ci fa perdere questo richiamo alla fede. E invece Gesù ci chiede di avere questa fede, questa fiducia. Ecco. E di fronte a Giobbe che si lamenta, ecco, Dio dice: chi ha chiuso tra due porte il mare quando rompeva uscendo dal seno materno? È un po' poetica questa forma, però tu chi sei? Tu che c'entri? Cioè, chi? Ecco, tu devi avere fiducia. E questa è questa fede, perché nonostante le cose non vadano secondo i nostri criteri e noi cerchiamo salvezza, perché poi questo ci provoca paura, perché... Ecco. Però che cosa avviene? Che noi... anche della natura ne facciamo quello che vogliamo e poi abbiamo paura della natura stessa. Ora, sulle armi atomiche hanno fatto un impegno che non si devono usare le armi atomiche, sì, d'accordo, ma le armi atomiche le abbiamo costruite noi. E così abbiamo cominciato a pensare al virus, eccetera, tutte le supposizioni di questo virus, chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, da dove viene. Cioè, nella manipolazione della natura, poi ci spaventiamo dei risultati che noi stessi produciamo, insomma. E fino a che punto è la natura, fino a che punto non sono le nostre manipolazioni della natura, ecco. Allora... la paura, l'altro aspetto importante è la paura soprattutto della morte, del morire, ecco, perché le paure poi in fondo sono queste fondamentali, insomma, cioè, ecco. E di fronte a Gesù sale sulla barca e c'è la tempesta, ma lui dorme, e allora anche qui i discepoli perdono il senso di fiducia. Cioè, loro avevano assistito a tanti momenti importanti nella vita di Gesù, però in quel momento hanno paura di morire.
e dice non ti importa niente. Ecco, la frase è pesante. Ecco, perché Gesù passa all'altra riva, cioè passa nella terra dei pagani. Ed è in questo passaggio, nella terra dei pagani, che avviene la tempesta. Cioè Gesù apre un orizzonte grandissimo ai discepoli, ma loro hanno paura. E qui la tempesta la possiamo leggere in chiave simbolica. Loro hanno paura di questa apertura a tutti, vittime della loro concezione che tutto ci giochiamo in famiglia, cioè dentro il mondo ebraico. E quando Gesù invece dice andiamo ai pagani, anche a quelli che non sono ebrei, e quindi anche quelli diventano importanti, allora loro hanno paura, la tempesta. Ecco. E allora, lasciata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca, e c'erano anche altre barche. Nel frattempo si sollevò una grande tempesta. Ecco, una grande tempesta. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che moriamo? È terribile questa accusa. Non ti importa che dire a Gesù che non ti importa che moriamo è proprio la mancanza assoluta di fede. Ecco. Cioè, e Gesù li rimprovera proprio per questo motivo. D'estato si sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Cioè, Gesù afferma questo suo dominio, ecco, nel senso che lui cerca, ferma, può fermare, ma ci vuole questa fede profonda. Ecco, poi disse loro: perché siete così paurosi? Perché siete così paurosi? Perché vi siete lasciati prendere dalla paura? Non avete ancora fede. Non avete ancora fede. Noi tante volte ci lasciamo prendere dalla paura e non abbiamo fede. E a volte diciamo che, ecco, non crediamo più perché il Signore ce l'ha con me, insomma. Perché il Signore se la prende con me, perché proprio io, perché... dobbiamo avere questa capacità di discernimento, perché se noi crediamo che questo Dio è un Dio che si dona, un Dio che ci accompagna con amore, non dobbiamo mai perdere la fiducia, qualunque cosa ci accada, anche la morte, perché anche la morte viene superata da questo grande amore, questo dialogo che c'è tra noi e Dio, che non si può interrompere. Neanche la morte lo può interrompere. Questa è la grande novità cristiana. Cioè, noi crediamo che questo rapporto con Dio, questo essere figli di Dio, questo legarci, ecco, all'amore di Dio, questo non è possibile che si rompa. Perciò dice Gesù: non avete ancora fede. Non avevano ancora fede perché pensavano di affrontare solo con i loro criteri, con il loro... E invece di affidarsi al mistero di Dio, che non è quello di un Dio interventista, insomma, un Deus ex machina, come si dicevano gli antichi, un Dio che arriva all'ultimo momento a sanare tutte le cose, a risolvere tutti i problemi. No, i problemi dobbiamo risolverli noi, nella nostra vita. Siamo noi responsabili di questo mondo. Ecco. E quindi dobbiamo affrontarli, ma dobbiamo avere discernimento, per cui non ci dobbiamo lasciare smarrire, non ci lasciamo tentare dalla paura, perché ecco, ci sentiamo abbandonati. Il Signore non ci abbandona, in qualunque situazione della nostra vita sappiamo che anche se Lui apparentemente dorme, di fatto Lui non ci abbandona. E questa è la fede, ecco che è la fede. A colui che fa tutto questo per amore, ecco, Dio non nega la sua presenza, la sua grazia, il suo amore. E questo, certo, non è facile avere questo tipo di fede, perché noi abbiamo spesso una fede strumentale, cioè la fede mi serve per poter ottenere qualche cosa, e se non ottengo qualche cosa, allora questa fede non va bene. Invece no. La fede è un atto di amore verso Dio, un abbandonarsi a Dio nonostante tutto,
Questa è la fede, quando io mi abbandono a Dio, nonostante tutto, ecco, discerno in qualunque situazione perché ho fiducia che Lui c'è e che Lui è con me. E se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Neanche la morte può essere contro di noi. E quindi il bando alle paure. Ma nonostante questo, i discepoli furono presi da grande timore. E si dicevano l'un l'altro, chi è dunque costui? Non avevano ancora capito chi fosse Gesù. Avevano abitato con Lui, mangiato con Lui, erano stati con Lui, ma il mistero di Gesù rimane aperto, al quale anche il vento e il mare obbediscono. Cioè non si accorsero che lì c'era la presenza di Dio. Ecco, Dio che non si sostituisce però a noi, ecco, ma che si fa compagno del nostro viaggio, della nostra vita. E quindi sempre, nella buona sorte e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, il Signore ci accompagna sempre. Perché l'ultima parola sua è quella di un amore grande, perché noi siamo importanti per Lui. Questo è il senso profondo della nostra fede. È per questo che noi celebriamo questa Santa Eucaristia, proprio perché riaffermiamo questa nostra fede, che il Signore c'è e che è con noi ed è colui che ci sostiene. E vi auguro una bellissima domenica, ci ha lodato Gesù Cristo, pace e bene.